Jam TV. Montreux è una deliziosa cittadina turistica sul lago di Ginevra in Svizzera. È una posizione incantevole con le Alpi innevate proprio di fronte. Dal 1967 però Montreux è una sorta di mecca di tutti gli appassionati di jazz, perché lì, da quell'anno, nell'estate che per i californiani era l'estate dell'amore, nacque il Montreux Jazz Festival. Claude Knobs, un appassionato di jazz, fu l'inventore di questa manifestazione che nel 2017 ha compiuto 50 anni. Questo libro testimonia tutti i grandi jazzisti, i grandi maestri del jazz che sono transitati da lì, da Miles Davis a Sonny Rollins. Il festival nel frattempo è diventato uno dei più importanti festival europei, tanto che anche le più acclamate rock star ci suonano abitualmente. Le ultime voci parlano che l'edizione 2018 forse verrà trasferita a Ginevra, e sarebbe veramente un peccato, perché dal momento in cui il jazz è sbarcato a Montreux, Montreux è diventata davvero, come dicevo all'inizio, una piccola capitale della musica. Se ne sono innamorati tantissimi artisti, primi fra tutti forse i Queen e Freddie Mercury in particolare. Tanto che la storia narra di un episodio famoso, il Casinò di Montreux, meta anche di appassionati del gioco d'azzardo. Nel 1971 vide un concerto, nel dicembre del 71 vide un concerto di Frank Zappa. Durante il concerto un mezzo matto sparò con un lanciarazzi un razzo, appunto, che colpendo uno dei tendoni del palcoscenico prese fuoco e incendiò l'intera struttura. È quell'episodio che ispirò ai Deep Purple, che stavano a Montreux proprio a registrare un loro album, la composizione della famosa Smoke on the Water, il fumo sull'acqua, e l'acqua è quella di Montreux, il Fire in the Sky del ritornello, proprio quello che loro dallo studio vedevano nel casinò. Oggi il casinò ospita degli studi di registrazione che per tanti anni, si chiamavano Mountain Studios, hanno visto la partecipazione di tantissimi artisti, primi dei quali proprio quindi Freddie Mercury. All'interno del casinò, i Mountain Studios oggi però sono diventati un vero e proprio museo, una mostra museo, si chiama Queen The Studio Experience. Noi ci siamo andati, io lancio me stesso e vi porto direttamente nella Studio Experience all'interno del casinò di Montreux. Siamo all'interno del casinò di Montreux e qui c'erano i Mountain Studios, che sono stati di proprietà dei Queen dal 1978 al 1993, dove la band di Freddie Mercury e Brian May ha registrato alcuni dei brani più famosi, degli album più leggendari da jazz, il primo che registrarono sino a Made in Heaven, l'album che poi uscì postumo dopo la morte di Freddie Mercury. Ci sono un sacco di cose da vedere, memorabilia di quell'epoca, abiti, il microfono usato da Freddie sul palco, una vera e propria ricostruzione dei loro strumenti musicali, e poi copertine di dischi, un sacco di fogli scritti a mano in cui Freddie Mercury prendeva appunti o scriveva addirittura i testi delle proprie canzoni. In una saletta si possono rivedere le immagini principali e la storia del Mountain Studios, che nacque, ricordo a tutti, alla fine del 1971, dopo che un concerto di Frank Zappa mandò in fuoco l'intero edificio, venne ricostruito il casinò e all'interno del casinò vennero appunto costruiti questi studi, che oggi sono di proprietà dell'ingegnere del suono Richard David Richards, che fu quello che appunto registrò la maggior parte degli album dei Queen in quel periodo. Alla fine di questo tour si può entrare in una ricostruzione di quella che è stata la control room, la sala di registrazione vera e propria. Non c'è più il banco originale, è stato sostituito, ma ci sono tanti aggeggi dell'epoca, addirittura il posto in cui Freddie registrò la sua ultima traccia vocale. E volendo potete diventare anche voi dei fonici dei Queen, perché potete su un paio di brani azionare le levette del mixer, quindi remixare a vostro piacimento i brani famosi dei Queen. Come avete visto dunque, andare all'interno del casinò di Montreux per visitare la mostra dei Queen è una bellissima esperienza, così come una bella esperienza a prescindere andare a Montreux e magari passarci un weekend. Proprio fuori dal casinò la figura di Freddie Mercury è immortalata da una bellissima statua a grandezza naturale che lo vede proprio affacciarsi sulle acque del suo lago preferito, già perché Freddie Mercury a Montreux aveva anche preso casa, la famosa Duck House. Ma non solo, questa Duck House, che tra l'altro è immortalata nella copertina di Made in Heaven, l'ultimo album dei Queen, quello che uscì postumo dopo la morte di Freddie, ripeto, la Duck House non era soltanto
il luogo in cui lui ha trascorso parecchia parte della sua vita. Amava talmente tanto Montreux, anche quando, sapendo di essere malato, avendo pochi mesi di vita, decise di comprarsi un altro appartamento sempre a Montreux in città e lo arredò proprio a suo gusto e piacere. A Montreux, circolando per le strade, la parola jazz e comunque il senso musicale è ad ogni angolo: ristoranti, bar, piazze, o addirittura tante altre statue di grandi del jazz vengono posizionate in quella che oggi si chiama la Claude Nobs Avenue, proprio in onore e in memoria del fondatore del Jazz Festival, che prima di andarsene ha anche fondato una piccola catena di ristorantini e di caffè chiamata Montreux Jazz Café, deliziosi, delle specie di hard rock café a tema jazz, con però un ristorante di scala molto più raffinata. Quello di Montreux si trova all'interno del Montreux Palace, l'hotel che è passato purtroppo alla storia perché lì trascorse la sua ultima notte Lucio Dalla.